Non lo so. Boh, per adesso mi sentite? Eccolo qua! Tu ci senti? Io vi sento ma non vi vedo. Ecco, ci senti ma non ci vedi, però vabbè, già meglio sentirci, frega, in questo caso il senso privilegiato all'udito. Esatto, ci hai visto in faccia. Io mi conosco già di faccia. Voi mi vedete quindi, però. Sì, noi sì, noi ti vediamo, ti vedono perfetto. Anche no. Su Twitch. Tutto a posto. Quindi intanto scusa Riccardo del ritardo. Sì, io già ti ho presentato e dicendoti anche bello come il sole, però dicendo anche che io sono un po' di parte, quindi no, non è troppo oggettivo il mio complimento. Ma bello come il sole non è un giudizio di parte se mi riguarda, però comunque grazie. Grazie. Bello, simpatico e molto stanco, diceva poi infatti Giulio. Dicevamo anche. Beh, da quanto va avanti, scuso Rick? Scuso per non aver accettato il vostro invito dal vivo, ma sono semplicemente devastato con veramente penso 4 ore di sonno negli ultimi 2 giorni, quindi sì, ho optato per il collegamento video con esiti favolosi, mi sembra. Certo, perché sì, molto però... successo. Però sì, no, dopo la nottata di ieri è legittimo essere stanchi, ma felicissimi, insomma, da romanisti è stata una nottata piena di spunti che ricorderemo per tanti anni, piena di soddisfazioni, piena di momenti indimenticabili e che si stanno tra l'altro svolgendo anche in questo momento mentre parliamo noi. La città di Roma sta accogliendo al meglio la squadra che ha vinto la Conference League, la prima Conference League della storia. Ecco, infatti, tanti spunti, partiamo dalla partita. Partiamo dalla partita. Prima ancora partiamo dalla partita. Sì. Chi ti è piaciuto di più, Rick? Come Martin? Chi ti è piaciuto di più in campo? In campo devo dire per atteggiamento Lorenzo Pellegrini, secondo me non dico la prima perché sarà ingiusto, però una delle gare da capitano più importanti che abbia giocato lui, e comunque in termini di spinta, di corsa, di tenacia, di tigna non è mai mancato. Per me però la coppa la porta a casa lui Patrizio, fa due miracoli nella ripresa e sono favolosi, su un tiro da fuori deviato anche sul palo. Lui Patrizio è letteralmente l'uomo chiave di questa finale, di una finale che non è che ci abbia regalato così poi tanto divertimento, in realtà una finale tra due squadre che non si equivalgono secondo me sulla carta, però si sono equivalse ieri poi nei 90 minuti, però la spunta la squadra che segna, e molto spesso, come accade anche nella storia di José Mourinho, vince la Roma pur non giocando, anzi vince la sua squadra pur non giocando poi un calcio scintillante. Però ieri alla Roma basta quel gol, così come è successo anche con il Leicester City, no? Perché poi il tabellino è lo stesso e la Roma dopo 14 anni riporta un trofeo a casa, che è un traguardo in cui pochi avrebbero scommesso poco più di un anno fa, nonostante l'arrivo di Mourinho. Eppure eccoci qua, prima annata, primo trofeo in bacheca. Che poi è esattamente un anno fa, perché se non sbaglio Mourinho arriva, o comunque... Sì, il 4 maggio. Era il 4 maggio, esatto, in cui Mourinho sarà l'allenatore della Roma. Quindi esattamente in un anno e in 2-3 settimane, insomma, ha compiuto l'impresa effettivamente. Io pure quando abbiamo segnato non l'ho detto, perché lungi da me queste cose non si possono dire, però ho detto è fatta, perché chiaramente Mourinho segna e non permetterà più che nessun altro segni, ecco, diciamo. Beh, da te io sono dovuto arrivare almeno al 95esimo per poter dire che forse c'è sta possibilità. Perché veramente. Perché il pallone rotondo è perché è la storia da Roma, però non è la storia di Mourinho, come diceva Rick. No, chiaro, no, certo. Quindi la storia della Roma insegna questo, la storia di Mourinho no. E forse è proprio quello il concetto di fondo, cioè forse qualcosa Mourinho sta cambiando. Esatto, un po' alle sorti. È un nuovo deal, è un nuovo corso, Rick, per te. E guarda, non ancora, perché chiaramente finché è una vittoria isolata non si può parlare di nuovo corso. Quello che mi sembra di capire anche dalle parole di Mourinho è che l'intenzione di aprirlo un nuovo corso ci sia tutta, perché poi lui ieri, con tutta la lucidità che magari non può esserci in queste situazioni, ma lui la tira fuori, dice chiaramente bisogna capire cosa vogliamo fare l'anno prossimo. Da parte mia la volontà c'è, però bisogna capire queste persone corrette come Friedkin, che sono oneste, che lavorano al meglio, però bisogna capire che cosa vogliamo diventare da grandi, no? Mourinho lo fa capire quasi da subito ed è legittimo fare un discorso simile dopo una vittoria, perché non ci troviamo
davanti a un caso come quello dell'Inter del 2010, dove la finale, la vittoria della Champions arriva al termine di un lungo ciclo di vittorie. Questa è una vittoria che dovrebbe dare il là per una serie di vittorie, per un nuovo corso. Però definirle ad oggi già l'esistenza di un nuovo corso, secondo me, è prematuro. Sicuramente mi sembra di capire che ci sia tutta l'intenzione da parte di Mourinho, dei Friedkin, ma non è un caso se Friedkin l'anno scorso propongono, riescono a contrattualizzare un triennio con José Mourinho, perché sanno che serve tempo qua a Roma, sanno che serve tempo per crescere e sanno che per crescere davvero serve un professionista come José Mourinho, che è abituato a vincere. Lo ha fatto al primo anno, ripeto, una sorpresa per tutti noi, però ecco, mi auguro che sia l'inizio di un nuovo corso, perché la Roma ne ha veramente bisogno e devo dire, negli ultimi anni in Europa ha tenuto sempre alto l'onore della propria nazione, dell'Italia, addirittura adesso vincendo, però ora pensiamo anche alla nostra crescita individuale in Italia, dove da diversi anni non riusciamo ad entrare nella zona Champions, e cerchiamo di ambire a traguardi che spettano a un uomo del calibro di Mourinho, e chissà, magari anche ad acquisti estivi che rispecchino sempre quello stesso calibro, perché poi i nomi importanti che ci sono, bisogna capire un po' che tipo di investimenti vogliono fare Friedkin insieme a Thiago Pinto. Senti, ma invece, esatto, passando un attimo all'altra faccia della medaglia, quello che vogliamo raccontare, mentre parliamo stiamo vedendo le immagini che arrivano in diretta con il pullman che passa di fronte al Colosseo in questo momento con la gente intorno. Sono immagini che sicuramente rimarranno ben vivide nella mente di tutti. Però al di là delle speculazioni che possiamo fare livello lato tecnico, diciamo sportivo, noi ci conosci, ci piace parlare delle storie legate allo sport, e quella di ieri sicuramente è una serata storica, e ci arroghiamo il diritto di dire non solo per i tifosi romanisti, però io non ero, Martina non era all'Olimpico ieri, i caroselli ce li siamo risparmiati, però volevamo sapere da te il calore, il brivido, il sentimento che scorreva ieri sera intorno all'Olimpico, dentro lo stadio. Beh, qui si rischia sempre di sforare un po' nella retorica, no? Quando si parla di... Lo so, ma tu sei un professionista. No. grazie mille. Si rischia, ma io cercherò di non cadere nel trappolone, perché la Roma non festeggiava un trofeo da 14 anni. Questo significa che cosa? Che io andavo al liceo quando abbiamo vinto l'ultima Coppa Italia, che tanti padri, che magari 10, 8, 12 anni fa lo sono diventati, non hanno mai visto un figlio sorridere per una vittoria di un trofeo, non hanno mai visto magari anche un figlio crescere nel segno delle vittorie, cosa che a determinate generazioni romaniste è accaduta. Se pensiamo ai ragazzi che sono nati sotto l'epoca di Spalletti, sotto l'epoca di Capello, insomma, qualcosa hanno goduto, no? In termini di bacheca piena. E invece qua a Roma mancava da molto tempo una soddisfazione simile. Quindi intanto parliamo di un successo generazionale, come spesso accade alla Roma, che vince ciclicamente una volta ogni 8 anni. Non è la Juventus, dove non è l'Inter, non è il Milan, dove il trofeo è quotidianità. Quindi nelle piazze così calde, dove si vince meno, è chiaro che ogni successo diventi anche un racconto culturale, e questo è inevitabile, specialmente per quello che è successo ieri, perché ieri la Roma torna, il popolo romanista torna a festeggiare un trofeo dopo 14 anni in cui non è scomparsa la Roma dai radar delle grandi occasioni, perché la Roma continua ad arrivare seconda in diverse occasioni. La Roma arriva 5 volte sul podio della Serie A tra il 2014, anzi pardon, tra il 2013 e il 2018. La Roma sfiora letteralmente una finale di Champions che avrebbe meritato, se andiamo a rivedere anche gli episodi arbitrali a nostro sfavore. La Roma gioca una semifinale di Europa League, la Roma c'è, la Roma anche in Italia è stata una competitor della Juventus per diversi anni, quindi la Roma c'è stata. Eppure
a fronte di tante, diciamo, di tante grandi formazioni, di tanti talenti, di tante occasioni, la Roma non è mai arrivata neanche vicina alla conquista di un trofeo. Quindi covava negli ultimi anni anche quel senso di impotenza, quel senso di frustrazione, quel senso di ingiustizia che vivevano tantissimi tifosi che vedevano festeggiare il Napoli, la Lazio, il Milan, addirittura De Montella qualche anno fa, addirittura l'Inter, che è tornata dopo tantissimi anni a festeggiare uno scudetto dopo tanti anni di oblio. E la Roma non c'era. La Roma è stata per tanti anni l'unica big, cioè, all'interno dell'ambito delle sette sorelle, se vogliamo, no? Adesso escludo anche la Fiorentina, ma l'unica big a non aver più sollevato un trofeo. Roma ha la tifoseria, forse non dico più calda d'Italia, che c'è anche quella del Napoli, ma insomma una delle tra le più calde, più potenti, sì, in termini anche di portata, di vastità. Ed è chiaro che quando tu torni a vincere, lo fai in Europa, dove l'Italia non vince da 12 anni, veramente da Mourinho a Mourinho c'è stato un vuoto enorme, ci ha provato Allegri due volte, ma Allegri due volte ha perso, quindi c'erano tanti piccoli meccanismi narrativi in grado di far esplodere la miccia, e ieri la miccia è esplosa ed era giusto che fosse così. Io oggi ho sentito qualcuno addirittura ironizzare, no? Ma sembra che la Roma abbia vinto la Coppa del Mondo. Nel suo piccolo, la Roma ieri trova un traguardo straordinario, perché la Roma vince il primo trofeo UEFA riconosciuto, perché è vero che ha vinto la Coppa delle Fiere, è vero che ha vinto la Coppa Anglo-Italiana, però la UEFA non riconosce nessuna delle due competizioni, quindi per la prima volta vince un trofeo UEFA e dopo tanto tempo riporta un trofeo internazionale in Italia. Sono dati, così come il dato di Mourinho è straordinario. Mourinho, che è il primo allenatore a vincere tutti e tre i trofei UEFA, la Champions due volte, la Coppa UEFA, l'Europa League altrettante e adesso la Conference League. È stupendo che un romano romanista abbia di nuovo sollevato un trofeo, e parlo di Lorenzo Pellegrini con la fascia al braccio. Veniamo al termine di una stagione che dal punto di vista anche del trasporto popolare è stata straordinaria. La Roma ha messo a segno 16 sold out quest'anno stagionali, e la Roma è arrivata sesta, sottolineiamo, non ha lottato per lo scudetto, quindi sul piano popolare Roma si è fatta sentire quest'anno, ed è giusto che una stagione simile venga festeggiata, così come abbiamo visto ieri sera con i caroselli, io ero presente, e così come sta succedendo adesso. Chiudo dicendovi una cosa: la frase che ho sentito di più pronunciare da parte dei tifosi romanisti è "ce lo meritavamo". Esatto, volevo arrivare a questo. Ce lo meritavamo, era veramente l'unica tifoseria a secco, e mi ricollego a prima, e quella che aveva più fame di un trofeo simile. Quindi, ecco, dal punto di vista tecnico, sportivo, deve essere un punto di inizio, e siamo d'accordo. Dal punto di vista popolare, culturale, emotivo, giusto festeggiarla come una Coppa del Mondo. Esatto, perché poi ognuno ha i propri parametri. E questa frase che tu hai detto quando hai parlato di frustrazione e di insoddisfazione mi è subito venuta in mente anche io, nel mio entourage, perché ovviamente da romanisti poi uno conosce più romanisti, è ovvio, cioè, no? È la bolla, cioè, nel no? senso è quello, la gente è quella e quindi appunto poi tramite i social e non solo, la frase che ho sentito di più era proprio "è successo, ce lo meritavamo, è giusto così", perché proprio si viveva, secondo me, questa sorta di rivendicazione di un trofeo, cioè ce l'avevano proprio qua, non ne potevano più, lo dovevano vincere un trofeo, lo dovevamo vincere poi, perché qua siamo tutti da Roma a parte Vischio. Tutti dentro. Sì, esatto. No, nel frattempo stavo vedendo sempre dalle immagini praticamente la testa del corteo con il pullman, come ti dicevo, è a Piazza del Colosseo, ormai quasi superata, la coda è ancora stabilmente a circo massimo. Ma io non ho capito massimo. Se per esempio questo camion, quindi, è stato invaso, oppure se uno proprio si è presentato col camion e ha portato gli amici suoi sul camion. La seconda forse è più probabile, la prima comunque non sarebbe da escludere. No, esatto. Probabilmente, anche se sì. Mi trovassi in mezzo con il mio furgoncino. Tra l'altro è il mio sogno mettermi. Tra l'altro lui ha la bandiera che avevo io da piccola, quella blu con le due strisce, lo scudetto e i tre tricolori. Sì, no, infatti era una cosa che volevo sottolineare, vedendo le immagini, no, facendo un po' un racconto delle immagini stesse.
Ci sono tante, tantissime bandiere che chi ha memoria dello scudetto ritornano, dicono, da quei tempi, riconoscerà. Sono state esatto, sì, rinchiuse negli armadi probabilmente per tanti, tanti anni, oppure semplicemente erano quelle che vedevamo sventolare così di frequente, così tante volte all'Olimpico. Però forse c'è un altro elemento di cui volevo parlare con Riccardo, che è quello della dirigenza, no? La dirigenza della Roma che cambia non solo nelle persone e nelle proprietà, però cambia anche forse proprio di mentalità, soprattutto nei confronti dei tifosi romanisti in generale, in particolare dei tifosi di curva. Siamo passati dagli scontri molto accesi con le presidenze precedenti, perché possiamo risalire fino a Rossella Sensi in questo, a un atteggiamento che sembra quasi inclusivo della tifoseria nell'ambiente della società romanista, e in questo forse i Fredrick hanno fatto il colpo migliore, non saprei come dire, l'operazione di marketing migliore che potessero fare, forse migliore ancora dell'ingaggio di Mourinho. Tu cosa ne pensi? Ma in realtà è tutto strettamente connesso, perché allora bisogna dire intanto una cosa: che era molto facile fare meglio della precedente gestione in termini di comunicazione, perché ormai la gestione Pallotta era ai minimi storici in termini di gradimento. Dal Fucking Idiots in poi, Pallotta e con lui i suoi collaboratori hanno fatto sempre degli enormi passi indietro rispetto alla piazza, alla tifoseria. Però non era scontato far meglio, perché comunque sappiamo benissimo l'arroganza, la conosciamo l'arroganza un po' degli americani, no? Quella sì, vabbè, andiamo dall'altra parte del continente e imponiamo il nostro modo di comunicare, dimenticandosi poi di ritrovarsi magari in una capitale europea che esisteva già almeno 2000 o 3000 anni prima di loro, e quindi magari qualcuno non aveva voglia di affrontarlo, quel tipo di comunicazione. Questo è successo con Pallotta. I Friedkin hanno fatto due cose, secondo me, fondamentali. La prima è non parlare. E non parlare a Roma dopo la gestione di Pallotta si è arrivata una mossa azzeccata, perché loro hanno fatto capire un concetto fondamentale, molto utile anche alla serenità della piazza. Noi non parliamo, noi preferiamo fare. Quindi da subito investimenti mirati, da subito una connessione tra il direttore sportivo e l'allenatore. È chiaro che Mourinho sia il colpo fondamentale, no? Il primo colpo da assestare a favore della piazza, per cercare di far comprendere un po' tutti che le intenzioni sono serie. Il secondo passaggio fondamentale, questo mi permetto di dire un po' paraculo ma non scontato anche questo, è la politica dei prezzi allo stadio. È vero che il sold out si è verificato anche sulla scia di un importante sentimento popolare in crescita, ma è vero pure che i sold out si fanno con una politica dei prezzi attenta anche alle esigenze dei tifosi. Io stesso mi sono riavvicinato allo stadio proprio in virtù di questo, e di questo bisogna fare i complimenti ai Friedkin. Unendo queste due grandi scelte di comunicazione, ma anche di politica e di marketing, i Friedkin hanno creato un ambiente profondamente a favore nei loro confronti, che effettivamente non si vedeva da moltissimo tempo. L'unico momento di entusiasmo nei confronti della proprietà c'è stato forse nel 2011, quando Di Benedetto, lo sconosciuto Di Benedetto, arriva qua alla Roma con sogni di gloria, affacci al Campidoglio insieme, credo, a Gianni Alemanno addirittura all'epoca, e da lì in poi lentamente, poi lui ha lasciato il testimone a James Pallotta, tutto è andato perdendosi in un mare di incomprensioni. E invece Friedkin hanno unito questi due fattori vincendo un trofeo, quindi è scontato dire che in questo momento i Friedkin abbiano tutta la piazza a loro favore, facendo qualche cosa, anche piccole operazioni nei confronti anche dello stile vintage della squadra. Ricordiamo la mascherina con il vecchio stemma, la maglia, anche se quella poi è stata una scelta dello sponsor, ma comunque la maglia, la terza maglia con il vecchio stemma, sono tutti piccoli richiami, indubbiamente, che fanno capire una cosa: loro ci tengono, pur non parlando, loro ci tengono ad arrivare in un certo modo alla piazza, e la piazza ha reagito.
Quindi sul tema comunicazione, chapeau, per citare Cassano, ai Friedkin, e sicuramente deve essere questa la strada da percorrere. Ora però c'è uno step fondamentale. Se l'anno scorso si è avuto il coraggio di investire tanti soldi su un top coach, indubbiamente quest'estate serve anche un top player, almeno, o comunque, se non un top player, perché molto spesso noi ci riempiamo la bocca e le prime pagine con il top player, una campagna acquisti top, che non significhi spendere veramente tantissimi soldi come magari ha fatto Monchi qualche anno fa, distruggendo letteralmente il Parco Roma, ma per la campagna top, campagna estiva di calciomercato, si intende una campagna attenta, esattamente come la comunicazione che i Friedkin hanno regalato alla piazza romanista. Attenta è la parola chiave, però sono sicuro che ci sia l'intenzione di farla. Poi vabbè, questo è un momento di particolare entusiasmo, quindi non potrei mai uscirmene con un giudizio negativo in questi minuti nei confronti dell'attuale società, però ho la sensazione che loro tengano veramente a questa squadra, che si tenga davvero al bene di questa squadra, ma in primis il bene imprenditoriale di questa squadra, poi che siano anche molto attenti al bene emotivo e al fattore emotivo di questa piazza, che è fondamentale, perché loro lo hanno capito che per vincere a Roma bisogna conquistare prima lo stadio, prima la gente, prima le famiglie, bisogna riconquistare prima quella connessione strepitosa che Dino Viola aveva costruito negli anni 80, a fine anni 70, inizio anni 80, che Franco Sensi era riuscito a risvegliare con l'acquisto di Batistuta. Servono in questa città degli episodi chiave. Mourinho lo è stato, indubbiamente. E adesso la vittoria ancora di più, cioè ha creato, esatto, ancora più connessione sicuramente. Intanto oggi, e tu mi darai conferma, abbiamo ceduto Mkhitaryan. In realtà la conferma definitiva non me la sento di dartela, però... Però sembra che vada all'Inter. Ahimè. È una perdita importante, fatta. Rick, tu che ne pensi? Sì, assolutamente. Cioè, ti dispiace. Allora, io sono stato un po' critico con l'Armenia all'inizio stagione perché un po' fuori, diciamo, posizione, un po' magari ha risentito dell'età, che comunque non è più un ragazzo. Però non ho difficoltà a dire che Mkhitaryan ad oggi è il giocatore più tecnico della Roma, e dovessimo perderlo a zero, peraltro, perché comunque Mkhitaryan aveva rinnovato per un solo anno, sarebbe una perdita non grave, perché secondo me ad oggi la Roma, ricordiamoci che è arrivata sesta, nessuna perdita è veramente grave, però ecco, in relazione a quello che ha mostrato e che ha fatto vedere quest'anno negli ultimi due, sarebbe sicuramente un peccato vederlo andare via così. Però ecco, dai, spazio ai giovani, spazio a qualcuno che possa raccoglierne il testimone, magari anche dando più continuità fisica. Nell'ultimo mese l'abbiamo visto, Miki non è stato bene, e dovesse andare all'Inter, insomma, gli auguro la stessa fine di Dzeko, che non vinca il campionato, ecco, dai, permettetemi questo spottò, anche se poi Dzeko due trofei se li ha portati a casa, sarebbe un peccato, ecco, però non sto qua a strapparmi le vesti. Senti, invece Zaniolo, grande protagonista, sia da una prospettiva goliardica, ora ti dirò perché, sia come chiaramente, insomma, colui che ha segnato, ha, no, timbrato il cartellino, esatto, come dire, quindi diciamo al 32esimo ha cambiato le sorti della partita, quindi grande protagonista, e grande protagonista nella goliardia, perché non so se avrai sentito, tu che hai festeggiato nei vari caroselli della notte, il fio de Zaccagni e de Zaniolo, te lo dico proprio così, poi te lo, sì, canto, chiaro, pure, a me ha divertito tantissimo, lo commentavamo prima, e quindi insomma Zaniolo grande protagonista in generale in questa Conference League da agosto, se non sbaglio. Beh, ricordiamoci, uno dei momenti più toccanti di questa Conference League è il gol che lui fa al Trabzonspor al ritorno, che è il primo gol dopo i due crociati, fondamentalmente. Esatto. La seconda rottura del crociato, quindi lui segna questo gol, crolla a terra quasi in posizione di preghiera e scoppia giustamente in lacrime. Quindi sì, la Conference nasce nel suo segno, si sviluppa nel suo segno, perché comunque lui è l'uomo di Roma Bodø/Glimt, l'unico Roma Bodø/Glimt che è contato alla fine, quello del 4-0, e lui segna una tripletta e si porta il pallone a casa, e indubbiamente il gol della finale. Sono contento perché lui oggettivamente in campionato ha messo in campo una stagione mediocre, purtroppo Zaniolo non è stato protagonista, mentre comunque in Europa si toglie qualche buona soddisfazione, e alla fine diventa lui forse l'uomo immagine insieme, sì, a Tammy Abraham di questa competizione europea. Tammy lo è stato anche in campionato con 17 gol, però forse ecco
la copertina europea se la prende Nicolò Zaniolo. È fondamentale che lui si diverta, che lui si riscopra in qualche modo, perché le qualità sono enormi. Alcune le ha purtroppo dovute dimenticare, perché farsi due crociate alla sua età è una tragedia sportiva, e da cui lui si sta ancora oggi riprendendo. Oltre al tema goliardia e meme, l'ho visto anche sulla Vespa all'interno di Trigoria in un video che è girato poche ore fa, la famosa Vespa di Mourinho, e mi ha fatto estremamente piacere di vederlo così allegro, così sereno, così divertito. Noi poi a volte ce lo dimentichiamo per l'enfasi che diamo al calcio da spettatori e addetti ai lavori, ma il calcio è veramente un gioco. Il calcio per loro non è a volte un lavoro, ma è un gioco, e più si divertono più riescono ad essere anche performanti i giocatori, no? E Zaniolo mi dà l'idea di essere uno di quelli che più si diverte più veramente può cambiare le partite. Ieri l'ho visto nel post partita, poi mi sono rivisto bene tutte le reaction, tutte le espressioni, i volti, le gioie, i gesti del post gara, e lui mi è sembrato veramente in assoluto quello più fiero, più divertito, le sì, foto più divertito. Con la coppa. Sì, e molto divertito molto prima piacere. Anche sul pullman, mentre anche lui ha sentito poi quel coro, tra l'altro. E certo. Per ovvie ragioni. Ci sta, ma poi quando tu fai, mi riferisco a Chiara Nastri, quando tu addirittura affitti l'Olimpico per svelare il sesso del nascituro al tuo compagno, io penso che poi sia automaticamente normale che ne parli tutta Italia. Sì, poi diventi oggetto chiaramente di sfottò. Una cosa raffinata così, che può sobria. Può rappresentare un precedente per tanti, no? Ormai dici l'ha fatto la Nastri. Come avrebbe detto Christian De Sica, una caffonata enorme, però mi rendo conto che ognuno abbia il suo stile. Io non aspetto un bambino, ma dovesse mai accadere, per me sarebbe ridicolo fare svelare il sesso, ma a parte già in intimità, semplicemente se va dal dottore, amore mio, guarda, è un maschio, evviva, non andiamo a prendere il caffè sotto al bar. Poi magari io sono troppo nichilista. Beh, sì, diciamo c'è una via di mezzo, Riccardo. Eh? C'è una via di mezzo, dai. C'è una via di mezzo, no, per carità, certo, però da qua addirittura io so che in alcune città d'Italia fanno anche i fuochi d'artificio per strada, ecco, mi sembra un po' addirittura i countdown sulle facciate dei palazzi, ecco, teniamole in quelle città queste cose qua e vediamo di portarle anche a noi. Una casa Napoli comunque allora non avete capito, siete voi che, ma perché state ghettizzando? Le fanno a Napoli, non ho detto che schifo le fanno a Napoli, ho detto le fanno a Napoli, cioè è roba che ho detto che schifo. Poi Riccardo sta dicendo che non è d'accordo, neanche io posso essere d'accordo, ma se a loro piace, liberissimi di farlo, e insomma dopo che la Nasti ha affittato l'Olimpico si può fare di tutto, insomma. Riccardo, meno male che c'è Martina, almeno possiamo cedere a lei tutto il politicamente scorretto. Esatto, me lo accollo volentieri. Fatemi dire, sono sicuro che Martina dovesse aspettare un figlio farebbe la stessa cosa di Chiara Nastri. No, guarda, stai sbagliando, Rick. Farei figurati, sto programmando i miei 30 anni e la cosa sarà in grande. A Wembley. Ci siamo, caro mio, noi siamo nati lo stesso giorno. Tu festeggerai, Rick? Io sto subendo forti pressioni sociali per quanto riguarda questa festa, esatto. Giustamente è il 30esimo, non puoi fare una cosa così. No, non si può, solo che noi non ci possiamo invitare vicendevolmente. Certo, assolutamente, ma noi ormai siamo reciprocamente ben presenti nelle nostre vite, Martina, ormai siamo legati. Esatto, filo di nascita, esatto. Potreste rimettere a posto il Flaminio, non lo so, ce ne abbiamo anche tanti. Esatto, Rick, potremmo festeggiare insieme tipo al Flaminio. Ottima idea. Mentre sistemiamo i palloncini, crolla interamente uno spalto. Sì, esatto, un attimo, mette un po' di scotch, fai così per mettere lo scotch e quello crolla. Comunque, ma è una metafora dei 30 anni anche quella, il crollo. Crolliamo pure noi fisicamente, esatto. Tra l'altro, Rick, consentimi di dire che infatti ecco, i tuoi 30 anni si vedono tutti, hai passato una nottata in bianco perché Rick poi è andato direttamente al lavoro, no? E sei devastato praticamente. Raccontaci un po' che hai fatto, quindi. Allora, vi racconto molto volentieri la mia serata. Intanto ho visto la partita al locale di un mio carissimo amico, che non pronuncio chiaramente per non fare pubblicità, però sono stato lì tutta la sera, tra un tagliere e l'altro, tra una birra e l'altra,
ci siamo goduti la partita su un televisore da 55 pollici più o meno. Ecco, poi da lì abbiamo abbandonato, eravamo in zona Rione Monti, una delle zone più romaniste di Roma, insieme a Testaccio e a Trastevere, alla Garbatella. Poi da lì siamo andati verso, chiaramente verso il Colosseo, dove ho sventolato la bandiera. Peraltro devo dire, con vorrei quasi citarvi il motto del mio carissimo amico Claudio, ma non so se si può fare su Twitch, quindi lo faremo in privato, ma insomma diciamo che abbiamo goduto molto nello sventolare la bandiera davanti all'anfiteatro Flavio, che ricordiamoci che il Colosseo è un nome dato poi in era medievale, chiamiamolo com'era all'epoca, anfiteatro Flavio. Ecco, quindi siamo stati lì, abbiamo chiaramente acceso anche un paio di fumogeni, sfuggendo alle forze dell'ordine, e poi da lì siamo andati verso il Circo Massimo, dove siamo rimasti più o meno fino alle 3. Una volta finita poi la festa al Circo Massimo, io mi sono diretto a casa, e come da accordi, se avessimo vinto la Conference League, invece di attaccare alle 7 canoniche, Cato Codunardo, che è la mia trasmissione a Teleradio Stereo, avrebbe dovuto attaccare alle 6. Quindi attaccando alle 6 sono uscito di casa alle 5:20 più o meno, anche per permettermi una breve colazione, e de fatto non ho dormito mai, quindi ecco perché oggi mi trovate in condizioni un po' provate. Però devo dire che notti come questa ne vale la pena, vanno vissute al 100%. Poi ecco, devo dire una cosa, che stamattina oggettivamente io avevo un rimpianto fino a pochi giorni fa, no? Ormai sono quasi 5 anni di radio a Teleradio Stereo, inizierà il 5° anno a breve, 2 anni di radio in FM prima di TRS a Rete Sport, e non ho mai raccontato la vittoria di un trofeo, non sono mai riuscito a festeggiare in diretta un trofeo. Ecco, per quello che dicevamo prima, no? Che comunque arrivano ogni tanti anni. Ecco, ma infatti è un discorso generazionale anche a livello professionale, no? Per tanti giornalisti, per tanti speaker, per tanti addetti ai lavori, finalmente tutti quanti possono dire: ho raccontato quella vittoria, ho raccontato quel cammino e quella finale anche in diretta radiofonica, scrivendo un pezzo, facendo un'intervista. Ecco, stamattina abbiamo fatto una bellissima trasmissione di 4 ore che è volata grazie al sostegno e all'affetto degli ascoltatori, quindi è stato sicuramente gradevole, piacevole, unico cantare i cori con gli ascoltatori, ospitare anche le voci di tantissimi colleghi, alcuni volati a Tirana. Io dicevo un anno fa, quando veniva annunciato Mourinho, c'è soltanto un uomo in grado di unirci tutti, di spegnere quelle correnti, no? Il correntismo romanista, che per alcuni versi mi ricorda il PD renziano, no? C'è soltanto un uomo può veramente riunirci tutti, colleghi, addetti ai lavori, radio, tifosi, e quell'uomo è José Mourinho. Devo dire, a distanza di un anno mi ha dato ragione. Ora, c'è ancora qualche piccolo angolo oscuro dell'ambiente che contesta incredibilmente ancora oggi alcuni toni, alcune scelte, alcune parole di José Mourinho, che è poi democratico, attenzione, viva le critiche. Però devo dire che ieri abbiamo riscoperto il gusto di essere tutti dalla stessa parte, la parte della Roma, e questo mi ha reso molto molto felice, mi ha quasi commosso ieri. E questa, ecco, forse è la vera poi vittoria di Mourinho. Assolutamente sì, mi porterò dentro l'abbraccio che ho dato al termine dei 95 poi minuti, no, di ieri sera al mio amico Lorenzo, che invece di saltare di gioia siamo rimasti immobili ad abbracciarci e ci siamo detti: abbiamo vinto noi stavolta. E ce lo meritavamo. E cioè, sì. E alla fine è questo. Sì. Ho i brividi. Ma in fondo, no, che ci unisci anche se non ci conosciamo. Dimmi, insomma, cos'è. È quello lo spirito. E ieri le braccia tirate fuori dai finestrini a salutare lo sconosciuto che ti sbandiera la bandiera davanti, insomma è quello. Anche io ho avuto il mio momento di festeggiamento comunque stamattina mentre andavo al lavoro, finestrini tirati giù, però è stata più una voglia di incontrare la polemica o di dar fastidio al nemico laziale, perché con finestrini tirati giù io ho messo sia Roma Roma che invece la mia canzone preferita romanista, che è proprio Forza Roma di Lando Fiorini,
perché proprio il tifoso romanista dei tifosi è sempre il più, per me quella è proprio un vero inno. Il tifoso romanista dei... Bravo, è sempre il più. È bravissimo. Quindi questa, e io l'ho messa a palla, nessuno però mi ha detto niente. Non li dico. Vabbè, diamine, cioè, ci mancherebbe altro. Intanto abbiamo cioè, capito? Tutti il report di Repubblica qualche settimana, anzi qualche mese, no, settimana fa, che c'è un laziale per ogni... Per 4 romanisti, 1 a 4 è il rapporto. 1 a 4? Vai. Vabbè, voglio dire, ancora di più mi sembra un po' troppo. È già un bel gatto, dai. È già un bel gatto. Sì, e poi c'era la differenza dentro fuori raccordo, no? Poi più si usciva dal raccordo, più questa forbice si restringeva sì, a valorare le tesi, insomma, che sono... Che sono di fuori Roma. Che sono sapute, riconosciute, vere da tutti, insomma. Da tutti, non è che è un'infamata essere fuori Roma, insomma. Sanno, mangiano meglio, vedono il verde, c'è l'aria fresca. C'è l'aria fresca, se beve, se magna, se sta bene. Dormono bene quando vince quando la vince Roma. A Roma. esatto. Va bene, Rick. Allora, grazie per questo racconto e per insomma il punto di vista di un giornalista che parla di Roma, ma oggi più che altro di un romanista, di un tifoso, che tra l'altro si è riscoperto, sì, no? Anche proprio con quell'ardore, sì, da tifoso, mi raccontavi stamattina. Sì, perché veramente era da tanti... Io per quasi 8 anni ho vissuto lo stadio esclusivamente da addetto ai lavori. Ho fatto l'inviato prima per Roma News, un sito di informazione romanista, poi per Rete Sport, poi per Teleradio Stereo, quindi... Era veramente tanto tempo che non assaporavo lo stadio da tifoso. Io un anno fa ho detto stop al ruolo di inviato, perché iniziavo un po' a subirlo lo stadio. Poi ci sono state grosse limitazioni, non c'era più la possibilità veramente di fare interviste serie allo stadio. Ormai era veramente un pro forma, quindi ho detto basta, non ci vado più e voglio riscoprire un po' la componente tifoso. E devo dire, quest'anno me la sono veramente goduta. Fatto le nottate, sventolato di fronte al Colosseo, cose che non facevo da quando ero adolescente. Quindi grazie Frittin, grazie Mourinho, grazie Roma, perché sono tornato un po' piccolo, un po' bambino grazie a questa stagione, e credo che sia un valore riscoperto da molti romanisti, specialmente tra oggi e ieri notte. Quindi si può dire che abbiamo fatto l'augurio è di farlo più spesso. Si può dire che abbiamo fatto anche un po' pace con la Roma, no? Sì. Almeno questo è il sentimento che ho provato io ieri, ritrovare quella connessione di cui parlava Rick, mi ha fatto fare anche un po' pace con i colori. E ha dato speranza anche per il futuro, perché adesso c'è il risultato, ma si spera molto, si confida molto. Io vari romanisti, anche tra le altre cose, come prima diceva, ce lo meritavamo, ma ho sentito anche dire tanto ce ne saranno altri, cioè già... Vabbè, questo aspetta, però piano. Però l'ho sentito fare, tanto con piano. Questo non mancherà occasione di ritrovarsi a festeggiare, quindi comunque c'è molta... Speriamo. Self-confidence, Mourinho confidence. Speriamo. Speriamo. Senti, nel frattempo, Riccardo, domani mattina ti ritroviamo ovviamente in diretta, oppure te la prendi di riposo? Non sia mai, esatto. Domani è una giornata infernale domani. Che diretta su Teleradio Stereo, che oltretutto passa anche su Twitch, no? Visto che siamo qui. Sì, sì, passa su Twitch, va chiaramente anche sul 611 del Digitale Terrestre, quindi siamo anche in TV, e poi chiaramente 92.7 in FM, quindi siamo completi. 7.10, Cato Codunardo, domani faremo anche un pagellone. Daremo dei voti a tutti i romanisti, secondo me è un processo anche interessante, perché alcuni si sono un po' persi, altri si sono un po' ritrovati, quindi sarà interessante sviluppare anche un po' un'analisi sulle varie individualità romaniste e sì, poi tante altre cose che non sto a dirvi, ma che vedrete, anche qualche sorpresa estiva in termini di eventi dal vivo, poi magari ne riparleremo in un altro collegamento. Va bene. Grazie, non Rick. Mancherà occasione. E sempre Forza Roma. Sempre Forza Roma. È stato un piacere, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, Rick. Ciao, Riccardo. Ciao, buona serata. Ciao.